oggi, non essendo disponibile, già in fase di determina a contrarre, emesso dopo la determina a contrarre, c'è la possibilità di associare i metadati all'atto anche successivamente alla pubblicazione, per cui l'unica modifica che sarà possibile fare all'atto una volta pubblicato appunto è l'associazione di metadati. Poi in più, all'interno dell'editor di WordPress è stato inserito un altro pulsantino oltre a quello che era già presente, che permetteva di inserire lo shortcode per visualizzare la tabella dell'albo all'interno delle pagine anche correnti o anche scadute. C'è anche la possibilità di inserire, di generare in automatico lo shortcode per quanto riguarda il raggruppamento attraverso metadati. Faccio vedere un attimo velocemente. Sarà questo. Dalla prossima versione i pulsanti, i due pulsanti dell'albo sarà possibile selezionarli selettivamente per ruolo dell'utente che è collegato, per cui a livello di impostazioni dell'albo ci sarà la possibilità di definire chi deve vedere i pulsanti, sia quello dello shortcode classico dell'albo che in questo modo shortcode, generatore di shortcode, praticamente attraverso l'impostazione dei ruoli che possono visualizzare. Il nuovo shortcode è questo, albo piatti, si può impostare il titolo della tabella, il metadato che deve essere visualizzato e il valore del metadato. Questi valori vengono memorizzati in una tabella a parte del database e quando vengono inseriti all'interno di una pagina, di un articolo o di una gara, mi permette di visualizzare tutti gli atti che hanno quel metadato associato. Questo per quanto riguarda l'arco. Velocemente, per quanto riguarda le circolari, ho aggiornato ultimamente la circolare Groups dietro indicazioni e richieste di alcuni colleghi, e per quanto riguarda circolari Groups è stato inserito un parametro nello shortcode che mi permette di visualizzare tutte le circolari soltanto destinate soltanto a uno specifico gruppo, per cui si possono realizzare ad esempio tutte le circolari destinate ai docenti, piuttosto al personale ALA, piuttosto che ad altri sottogruppi all'interno del generati con la plugin Groups. E poi in realtà in fase di elaborazione anche abbastanza avanzata la nuova versione di circolari senza Groups, che addirittura ha la possibilità anche di migrare da circolari Groups a circolari attraverso una procedura che è presente in Utility, per cui verranno importate le circolari, verranno importati i gruppi di utenti e riassegnati agli utenti i gruppi che prima erano definiti in Groups in forma nativa all'interno del plugin. Cambiato un po' l'interfaccia e poi sono state fatte anche delle modifiche proprio specifiche sul funzionamento, migliorate dei filtri per quanto riguarda il front-end, e sinceramente ora ricordarveli tutti così a memoria diventa un po' un problema, perché ci sto lavorando da 11 mesi ad intervalli, perché ovviamente questo lavoro viene fatto nel tempo libero e lo faccio da solo, diventa anche un problema poi quando rilasciare gli aggiornamenti e seguire tutte le varie installazioni, per cui appena possibile prende verrà rilasciato pubblicamente questa nuova versione. In realtà oggi doveva parlare Paolo, che non è potuto venire dopo i personali, e lui lo ha già installato nella sua scuola, per cui lui già lo sta utilizzando. Finora non mi ha riportato nessun problema particolare, per cui potrebbe darsi che nei prossimi mesi verrà rilasciata questa nuova versione. Poi l'ultimo
paese.